Bonavena, intanto bentornato, avevi saltato la tappa di Budva, eri a Malta, adesso sei ancora qua, insomma sei un affezionato del PPT oramai. Eh sì, quando posso, che non ho impegni con il mio sponsor, un salto lo faccio volentieri, mi piace, quindi ci vengo volentieri. E per statistica diciamo che sei stato l'ultimo grande ad abbandonare il torneo, perché prima di te è uscito Candi, è uscito Pescatori, è uscito Oliva, insomma tu hai retto fino all'ultimo la casta dei grandi campioni. Beh, non è una grande consolazione, non ha nessuna importanza. Il fatto che sono uscito, un cooler, ci sta, certamente non mi fa piacere. Ah beh, certo. E quindi mi dispiace molto, era un bel torneo, e quindi c'è un po' di rammarico, diciamo. Ma in genere i grandi giocatori, beh, mi direi tu sei vero, tendono a forzare fin da subito perché puntano ai premi importanti, di solito sono poco interessati a un semplice ingresso in bolla che invece ingolosisce noi comuni mortali. No, io non tendo a forzare nulla, faccio sempre il mio gioco tranquillamente, mi pongo degli obiettivi tranquillamente, che ne so, superare il primo giorno, perché se non superi il primo non puoi giocare il secondo, superi il secondo per arrivare al terzo, quindi obiettivi minimi, e non puoi puntare subito, come fai, questo è il poker, non è che puoi dire io punto a vincere il torneo, no, punti a superare un livello per volta, una mano per volta addirittura. Ecco, Salvatore è tra i pochi grandi, devo dire, rimasto con i piedi per terra, cioè tu pratichi ancora e predichi e pratichi un poker di buon senso. Beh, il poker in generale è un gioco che, se non hai buon senso, se non hai rispetto degli avversari, cioè ti fai male, quindi non sei un dio, non sei un giocatore di poker, se non stai attento a tutti gli avversari, ogni mano può essere quella decisiva che vai fuori. Il 2012 sarà probabilmente l'anno del live, perché verranno normati quelli che erano una volta i vecchi tornei da circolo, che furono poi ostacolati da una legge del 2009. Come prevedi che sarà il nuovo mondo del live? Sì, vedo tantissima crescita, vedo tantissima crescita, tantissimo volume di gioco e tanto divertimento per la gente, perché in tutto il mondo ci sono le sale dove si può giocare liberamente, e credo che sia arrivata anche l'ora che in Italia si giochi tranquillamente, ognuno faccia ciò che vuole. Ecco, ma tu un torneo da 100 euro di buy-in lo giocheresti oppure? No, ma certo che lo giocherei, sono in sala con gli amici, si gioca anche per divertirsi, non si gioca, non sono un cannibale, non gioco solamente per soldi. Dovessi giocare per soldi non lo farei, io faccio una cosa che mi piace fare, che mi diverto, e giocherei anche a bibite. L'importante è scherzare, ridere e divertirsi. Pensate che bella lezione da uno dei più grandi giocatori italiani, e rivedremo presto Salvatore Bonavena a un torneo da 100 euro di buy-in, o da 50 addirittura. Anche da 10, dai. Vabbè, anche da 10. Ciao Salvatore, grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Salvatore Bonavena ai microfoni del blog di Agile.